Ciao a tutti e bentornati sul canale General Sound. Io sono Stefano e quest'oggi vi parlerò di Techno Sound, in particolare di Tmini 1A. Della gamma Tmini 1A ci eravamo già occupati l'anno scorso quando in pieno lockdown l'azienda mi ha inviato sia il Tmini 1 che il Tmini 2 in combinazione con un sistema Tower 08. Vi ho fatto ascoltare come funziona, meglio come quella che è la resa audio del Tower 08 e anche il funzionamento appunto di due sistemi, dei due radiomicrofoni. Tmini è appunto una gamma di radiomicrofoni con ricevitore mini. Nulla di complicato in tutto questo, se non il fatto che nell'ultimo, verso la fine del 2020, la gamma che è inizialmente composta da soli due prodotti, quindi Tmini 1, ovvero microfono, radio microfono singolo, e Tmini 2, radio microfono doppio, entrambi multifrequenza palmari e UHF, è stata completata da Tmini 1A, ovvero quello che vi faccio vedere adesso nell'unboxing. Apriamo la confezione e vediamo cosa c'è dentro. Togliamo il foam protettivo, abbiamo le istruzioni, abbiamo poi, come vedete, il body pack, abbiamo poi il ricevitore mini, come vedete, il cavetto micro USB per alimentare appunto il ricevitore, il microfono lavalier, infine insieme viene fornito anche un marchetto TARC 200, sempre Technosound. Chiaramente la domanda che adesso vi starete ponendo è: sì, ma come suona questo Tmini 1A? Dovreste dirmelo voi, visto che sto registrando l'audio di questo video esattamente con il Tmini 1A, quindi body pack, microfono lavalier e c'è il ricevitore collegato alla mia scheda audio Cursor Unite 2. Allora, il funzionamento è molto molto semplice. Una volta acceso il ricevitore collegato al nostro, diciamo, quello che sia un mixer, una scheda audio, se abbiamo bisogno di registrare un mixer, se dobbiamo semplicemente inviare un segnale audio della nostra voce ad un impianto, basterà accendere il body pack premendo sul pulsante qui in alto. Fine del lavoro. Possiamo utilizzare il Tmini 1A senza nessun altro intervento. Qualora si dovesse presentare la necessità di cambiare frequenza, vi annuncio che può spaziare tra ben 16 frequenze, l'azione da compiere sta semplicemente quella di aprire lo sportello, quindi il vano batteria, tenere premuto il pulsantino che trovate qui, ecco qui, una volta che vi appare la frequenza, continuare a premere. Poi attenzione, non ci sarà bisogno di agire neanche sul ricevitore, perché il ricevitore si autosincronizzerà. Altre caratteristiche tecniche per quanto riguarda il Tmini 1A. Allora, la batteria del ricevitore ricarica via USB, come avete visto insomma nella confezione è compreso anche il cavetto per la ricarica, dura fino a 7 ore. Per quanto riguarda invece l'alimentazione del body pack, l'alimentazione avviene tramite una coppia di batterie stilo AA. Abbiamo fatto dei test in azienda e abbiamo notato che la durata delle caline, proprio tolte dalla confezione e messe nel body pack, è leggermente inferiore alle 7 ore del ricevitore. In alternativa potreste anche utilizzare delle batterie ricaricabili, in quel caso però la raccomandazione che vi facciamo, come succede sempre con batterie ricaricabili, è quella di magari portarvi anche una seconda coppia di riserva, visto che le batterie ricaricabili solitamente durano un po' meno di quelle alcaline, ma giusto per un fatto insomma di scrupolo. Altre caratteristiche: abbiamo il sensore del microfono lavalier, è un sensore cardioide, come già detto nella confezione, meglio, insieme al Tmini 1A, Technosound abbina anche un archetto e un accessorio in più che può rivelarsi molto molto utile in tante occasioni. Per tutte le altre caratteristiche vi invito a consultare la scheda del prodotto che trovate qui nel link in descrizione. Vi invito inoltre a seguirci come sempre sul nostro canale YouTube, magari anche attivando le notifiche in modo da essere sempre avvisati quando un nuovo contenuto è online, e oltre a YouTube chiaramente seguiteci anche su tutti gli altri social, ovvero Facebook alla pagina General Sound IT e Instagram cercando General Sound _Italia. Questo è quanto, appuntamento al prossimo video. Ciao!